Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo qui a Padre Pio TV, nella sede storica di Via De Nunzio, per raccontarvi una storia che ci è stata tramandata da un confratello di Padre Pio, Padre Francesco Napolitano, e mette in risalto quanto sia stata importante la presenza di Padre Pio per quanti si affidavano a lui, per tutto quello che riguardava la loro vita, per affidare a Padre Pio i loro acciacchi, le loro paure, i loro timori e per chiedere delle grazie. Infatti è la storia di una signora che aveva il marito gravemente malato, venne qui d'urgenza a San Giovanni Rotondo chiedendo che fosse guarito per intercessione di Padre Pio. Durante la messa, partecipò alla Santa Messa del mattino, durante la messa lei cambiava continuamente di posto per cercare di arrivare alla prima fila e consegnare una lettera che aveva scritto di suo pugno a Padre Pio da Pietrelcina. Ma ogni tentativo risultò vano. Così questa donna decise di non aspettare neanche nel corridoio per il passaggio di Padre Pio, e quindi non riusciva neanche a mettersi in fila. Era talmente impaziente che voleva consegnare a tutti i costi questa lettera a Padre Pio. Così entrò in sacrestia, c'era tantissima gente, era molto affollata, incominciò a pensare di rinunciare a questa possibilità che aveva di poter incontrare Padre Pio. Ma tutto ad un tratto Padre Pio appare sulla soglia del corridoio e tutte le donne gli vanno incontro per baciargli la mano. Ma Padre Pio, camminando tra la folla, si avvicina proprio a questa donna che stava piangendo, era letteralmente in lacrime, e in una voce che era metà gioiosa e metà severa, Padre Pio le disse: cara mia, quando la smetti di muoverti continuamente a destra, a sinistra, poi vai avanti e poi vai indietro, in chiesa ti sei mossa sempre, ma perché continui a ronzarmi all'orecchio? Me lo ha già chiesto 5 volte, ho capito, vai a casa e tutto andrà per il meglio, sta tranquilla.